Salve a tutti. Eccoci di nuovo ad un'altra puntata della rubrica Random Gameplay. Il gioco che recensirò oggi si chiama Not the Robots. Per iniziare una nuova campagna con la difficoltà Nabo, cancelliamo ora tutti i progressi fatti in precedenza. E godiamoci la breve intro. Uccellino? A me? Dannato soprammobile, ora vedrai cos'è in grado di fare una bici predator in convalescenza. Chiedo scusa se in questi giorni, causa malattia, sono stato assente all'ultima griffata degli Slackers e proseguiamo provando la campagna di questo gioco. Alla prima partita, Not the Robots vi si presenterà con un livello tutorial dove vi spiega i comandi e cosa dovete fare. In pratica vi ritroverete in un complesso di uffici, siete un robot aspirapolvere che viaggia nei tubi della posta pneumatica e il vostro obiettivo è, tra virgolette, semplicemente, ripulire le stanze di un certo quantitativo di mobilia prima di fuggire dalle condotte da cui siete venuti. Ma se vi immaginate che questa operazione sia una cosa facile vi sbagliate di grosso. Ovviamente troverete una serie di ostacoli a fermare la vostra opera distruttrice. Primi fra tutti questi laser che, se vi toccheranno, vi toglieranno vita. E, come nella più classica tradizione roguelike, la morte è permanente. In questo gioco non potrete né salvare né ricominciare un livello in cui avrete perso. Quindi, se verrete uccisi durante la campagna e magari avete già fatto parecchi livelli, vi toccherà ricominciare anche l'intero gioco da capo. Finito il livello 1, andiamo nel secondo edificio dove ci aspetta il principale nemico di questo gioco. Eccolo lì lo stronzo. Quella testa che vedete muoversi in mezzo ai mobili è una torretta sentinella. Se vi avvisterà, aprirà il fuoco contro di voi e incomincerà a seguirvi. Quindi è meglio non farsi beccare da uno di quei cosi che sono la vera anima del gioco. Sì. Perché questo, come se You Are Being Hunted, è un gioco stealth con livelli generati casualmente. E, se andate a rileggervi cosa ha detto prima l'uccellino a pendolo dell'introduzione, capirete come questo titolo non sia assolutamente giocabile da un nabo, ma solo da un vero appassionato di questo genere. Questo è uno dei giochi più difficili che ho mai provato. E la recensione sarà velocissima proprio per questo, oltre che per il fatto che non sto ancora benissimo e non riesco ancora a giocare al top. Ok, ora basta con le scuse. È ora di far vedere come il pro ABC Link. O meglio, come il nabo ABC Predator si fa rompere il culo dalle sentinelle. Dopo un attento studio del livello, mandiamo quindi il robottino all'assalto. Assalto. Forse suicidio è un termine più adatto, ma l'ho spangata lo stesso. Come avete visto, in due mi avevano accerchiato e non ho potuto fare altro che uscire allo scoperto. Le torrette sentinella si muovono in modo totalmente random per tutta la stanza. Quindi è praticamente impossibile prevederne il percorso. Forse la cosa migliore da fare in questo caso sarebbe stato usare il potere dell'invisibilità che ho raccolto in un livello precedente. Nei livelli, oltre alla mobilia, troverete come avrete visto anche delle casse bianche con la croce rossa sopra che danno 50 HP extra, delle casse blu che contengono dei poteri speciali e delle casse rosse che contengono anch'esse potenziamenti, ma che possono essere mangiate solo prima di uscire dal livello e dopo che avrete completato tutti gli obiettivi per vincerlo. Andando avanti nel gioco, un altro obiettivo necessario per vincere i livelli, oltre a mangiare abbastanza mobili, sarà toccare alcuni checkpoint, come in questo caso. Dovrete andarci sopra in ordine decrescente, passando da quello con il numero più alto a quello con il numero più basso. Altro ostacolo poi che incontrerete, oltre ai laser e alle torrette, sono i pavimenti elettrificati, che vi toglieranno punti vita se ci passerete sopra quando sono accesi. Questo gioco, oltre ad avere un concept originale, cosa rara di questi tempi, è stato anche ben studiato come gameplay.
Infatti per vincere, dovrete sì mangiare mobili nelle varie stanze, ma così facendo sarete ovviamente più esposti sia ai laser sia alle torrette, in quanto non potrete più ripararvici dietro. Quindi, nel vostro gioco non dovrete semplicemente abbuffarvi di mobili, ma dovrete anche pianificare attentamente cosa mangiare e cosa no se non volete diventare carne trita. Inoltre, i mobili messi alla rinfusa nelle stanze spesso ostruiscono anche alcune vie di passaggio, che potrete sbloccare sia per voi, sia per le torrette, mangiando. La conseguenza di tutto ciò è che qui, come in tutti i roguelike e in modo simile a Paranautical Activity che abbiamo visto nella scorsa puntata, bisogna prendere decisioni molto rapidamente e prenderle giuste se non si vuole fare una brutta fine. Saltiamo quindi tutta la noiosa ultima stanza del livello 3 per passare subito al quarto, dove le sentinelle mi apriranno l'ano. Come frase suona anche bene. Come vedete, finendo il livello 3 della campagna ho sbloccato alcune nuove cose nel gioco, che vedremo appena le teste d'acciaio mi avranno spanato ben bene il di dietro. Accovacciarsi è un ottimo modo per nascondersi dietro i mobili bassi, come in questo caso, e per evitare i laser che stanno ad altezza della, tra virgolette, testa del nostro robot aspirapolvere. Vediamo come me la cavo con quattro stronzi. Minchia, tutti qua sono. Ma levatevi dal cazzo, voglio andare al quarto checkpoint. Ale ale ale. Puntuale come sempre, andiamo giù di mazzate. Per levarseli dai coglioni di solito basta nascondersi dietro a un angolo ed aggirarli. Mo ci provo. Fanculo. Troppo presto. Se aspettavo che girasse l'angolo non mi avrebbe beccato. Queste nabbate si pagano. Speriamo di svignarmela con l'invisibilità. Ok, sono fuori dal cazzo. Ora l'ultimo checkpoint è la mobilia lì dietro. Quando si è invisibili con questo potere non ci si può muovere. I poteri si ricaricano mangiando mobili, quindi diamoci dentro. Ok, ho giocato male e ho avuto troppa fretta. Ma anche questo piano è andato. Ok, stavolta me la sono cercata. Ecco cosa succede a giocare di merda. Quando morirete vi si aprirà poi questa schermata dove il gioco calcolerà i punti esperienza che avrete acquisito e modificherà il livello di difficoltà delle partite successive di conseguenza. Per resettare alla difficoltà Nabbo, andate nel menu opzioni e poi su Progress, come ho fatto all'inizio del video. Per finire questo video, diamo un'occhiata alle altre modalità di gioco sbloccate finendo il livello 3. Nella modalità operazioni ad esempio si potranno affrontare brevi campagne di qualche livello. I livelli saranno sempre generati casualmente e forniranno al solito punti esperienza. La modalità sfida propone invece livelli singoli caratterizzati sempre, a seconda del tipo scelto, da un tipo di difficoltà. Ad esempio la prima sfida propone sempre livelli composti in buona parte da pavimento elettrificato. Ogni partita, al solito, la mappa sarà diversa, garantendo una notevole longevità al prodotto. Inoltre le sfide sono pensate come degli speedrun. Vanno completate nel minor tempo possibile.
In conclusione, questo gioco richiede molta concentrazione ed è caratterizzato da un livello di difficoltà alto, e quindi consigliato caldamente agli hardcore gamers. Ma il particolare metodo di livellamento, associato alla possibilità di annullare i progressi fatti e a una curva ripida di difficoltà, ma non ripidissima, consente anche ad un giocatore, tra virgolette, casual di passare il tempo divertendosi giocando nei primi edifici proposti ed eventualmente annullando i progressi fatti se il gioco diventa troppo complesso, come ho fatto io per questo video. Sembra una cosa senza senso, ma credo che solo nel caso decidiate di provarlo possiate capire l'adrenalina che si ha quando si sta accovacciati dietro a un cestino della spazzatura circondati da quattro torrette. Completata anche la seconda sfida, e se mi chinavo potevo anche fare meglio. Ma sono pigro e malato. Comunque, io questo gioco l'ho pagato manco 4 euro con un bundle di Indie Royale. Se lo volete comprare su Steam costa ora 9 euro, e vi garantisco che se siete amanti del genere li vale tutti. Altrimenti, se la mamma non vi sgancia la grana, non volete spendere o non siete convinti dell'acquisto, potete sempre scaricarlo col permesso dello sviluppatore da The Pirate Bay. Chi ha sviluppato questo gioco ha addirittura pubblicato, nel post su Reddit che vedete ora sullo schermo, il link al torrent del gioco craccato e messo online senza il suo permesso. Lo sviluppatore garantisce che la crack è sicura e senza virus e, nel post, dice a chiare lettere come la pirateria non sia un nemico da combattere, ma un alleato da abbracciare nella propria strategia di marketing. Tenete conto che giochi come questo, nonostante i download pirata e la mancanza di un multiplayer, vendono tantissimo su Steam. A titolo di esempio pensate anche a Banished. Un titolo di simulazione di città molto particolare uscito a febbraio che è stato per tutto il mese in cima alla classifica di Steam al fianco di titoli come Left 4 Dead 2. A quest'ultimo titolo non ho dedicato una recensione visto che se ne sono già occupati in tanti, ma è talmente bello che magari un video sopra ce lo faccio. Il gamer bravo sa infatti che solo supportando gli sviluppatori con le vendite potrà sperare che questi svilupperanno altri giochi. Altrettanto, al de bravo non servono DRM o altre puttanate simili per tenere sulle vendite. Come per i cantanti, se uno sviluppatore piace e non si fa odiare, la gente lo supporterà. Ovviamente le software house grosse pensano ormai solo a sviluppare titoli scadenti e mal recensiti, come Call of Duty Ghost, e poi si lamentano se la gente non glieli compra. Ovviamente, per correttezza verso le policy di YouTube, non metterò in descrizione il link al download pirata, ma solo il sito dello sviluppatore 2D Array. Tanto su Google si trova facilmente. Con questo veloce pensiero vi saluto, e arrivederci alla prossima.